Salve ragazzi, è arrivato il momento fatidico del cambio del clacson del mio furgone. E per fare ciò, visto che ho appena mangiato e la pancia è un pochino cresciuta, mi toccherà mettere il furgone su un paio di rampe autocostruite, che sono queste cose brutte qua che vedete. Sono vari listelli tagliati in successione. Di truciolato. Il truciolato è il materiale peggiore per fare questo tipo di lavoro perché assorbe acqua che insomma in maniera impressionante, quindi vanno tenute comunque all'asciutto, cosa che io non faccio. E sono uniti tramite delle lunghe viti da legno. Durano lo che durano, erano dei pannelli che dovevo buttare, alla fine li ho riciclati in questa maniera. Poi me li farò buoni o in metallo o con un buon legno anche un pochino più largo. Beh, per scivolare sotto il furgone utilizzerò un carrellino autocostruito, sempre fatto con un legno di emergenza che non è proprio dei più idonei, è sempre un agglomerato di truciolato che per miracolo sopporta il mio peso. È anche progettato male perché le ruote dovrebbero, anzi, il pannello dovrebbe far sì che il corpo sta in linea con le ruote, insomma, più basso. Però sempre sono di quelle cose che si fanno quasi d'emergenza e non c'è tempo per farle come si dovrebbero. Poi ti restano e le usi fino a che durano. E nulla, dicevo, ora metterò il furgone un pochino più indietro e poi lo farò salire sulle due rampe, ovviamente assicurandomi anche di mettere dei supporti che garantiscano la sicurezza come questi. Questi sono i supporti che garantiranno la mia sicurezza. Ne ho due. E il clacson si trova esattamente qua sotto, dentro al paraurti. E da sotto insomma ci si arriva. Non è necessario in questo caso smontare l'intero paraurti, semplicemente tutto quello che occorre è una chiave a tubo da 13 mm e basta. Bisogna fare un po' i contorsionisti, ma ci si arriva comunque bene. Ok, ora non vi sto a far vedere tutto il video perché lavorare in uno spazio angusto e avere la telecamera di mezzo e comunque un intralcio avrebbe un brutto video, un poco scuro, un poco chiaro, perché poi insomma là sotto sono con una lampadina e niente. Più che altro vi volevo mostrare le rampe, il carrellino e il fatto che comunque le cose si possono fare tranquillamente in autonomia e con relativa facilità. Ok ragazzi, iscrivetevi al canale. Io sono Paolino Paperino. Che te lo dico a fare, cliccate sulla campanella e ci becchiamo nei prossimi video. Ciao!